E finalmente arriva il cedolino delle pensioni di dicembre 2022, cedolino più ricco del solito, grazie ad alcune aggiunte storiche, come la tredicesima, ma anche per altre novità. Vediamo insieme cosa bisogna controllare per scoprire se dal 1 dicembre riceveremo tutto quello che ci spetta. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus ci occupiamo di pensioni e più precisamente del cedolino degli assegni pensionistici di dicembre, da poco disponibile sul sito INPS. Oltre l'importo lordo della pensione la tredicesima per i trattamenti a cui spetta, troveremo per l'ultima volta la rivalutazione anticipata del 2%, in vigore da ottobre come stabilito dal decreto aiuti bis. Si tratta di un anticipo rispetto alla rivalutazione che prenderà il via da gennaio 2023, e che spetta ai titolari di alcuni trattamenti pensionistici con importo lordo complessivo fino a 2.692 euro. Però è bene tenere a mente che da gennaio questo 2% andrà a sottrarsi alla maxi rivalutazione del 7,3%. E quindi la rivalutazione effettiva sulle pensioni da gennaio in avanti sarà indicativamente del 5,3% per qualche mese. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo video. Ad ogni modo, questo importo si può verificare sotto la dicitura incremento DL aiuti bis. Tra le possibili novità c'è la quattordicesima, che spetta a dicembre a due tipologie di pensionati: quelli che hanno compiuto 64 anni da agosto in avanti e le persone che sono andate in pensione proprio nel 2022, che quindi non hanno ricevuto il pagamento a luglio ma lo ricevono adesso. Sul cedolino questo importo viene indicato con 14esima legge 3 agosto 2007 numero 127. Vale la pena ricordare che la 14esima, che sia a luglio o a dicembre, non spetta su tutti i tipi di pensione, ma solo quelle lavorative che rientrano in determinati requisiti economici e di contributi versati. Poi qualche pensionato potrebbe trovare su questo cedolino di dicembre ciò che gli spettava ma non ha ricevuto a novembre, nello specifico il conguaglio dello 0,2% che INPS aveva annunciato di non aver applicato a tutte le pensioni. Perciò, se abbiamo ricevuto questo mini conguaglio a novembre, non lo riceveremo a dicembre. Viceversa, se non lo abbiamo ricevuto a novembre, lo riceveremo adesso a dicembre. E lo troveremo sul cedolino con l'indicazione conguaglio per arretrati. Discorso simile per il bonus 150 euro del decreto aiuti ter. Se lo abbiamo ricevuto a novembre, non lo troveremo anche a dicembre, perché questo bonus non è stato prorogato. Al contrario, se non lo abbiamo ricevuto a novembre, potremmo trovarlo a dicembre. Invece, se non lo riceviamo né a novembre né a dicembre, ma abbiamo i requisiti richiesti, cioè la residenza in Italia e soprattutto un reddito IRPEF del 2021 fino a 20.000 euro, allora dovremo valutare insieme al nostro patronato di riferimento se presentare una domanda di ricostituzione della pensione per ottenerlo alla prima occasione disponibile. Ad ogni modo, questo bonus è indicato sul cedolino come indennità una tantum DL aiuti ter. Non solo, alcuni pensionati che ricevono una o più pensioni lavorative, che però hanno un importo più basso del trattamento minimo, potrebbero ricevere anche l'importo aggiuntivo delle pensioni al minimo, amichevolmente definito bonus 155 euro. Anche questa voce si controlla dal cedolino sotto l'indicazione importo aggiuntivo. In ultimo, è possibile che su questo rateo di pensione qualcuno possa trovare anche qualche tardivo rimborso del 7,30 oppure la trattenuta per il conguaglio a debito. Infine, prima di salutarci, ti ricordo che puoi verificare il cedolino della pensione dal sito INPS. Per accedere al cedolino della pensione è necessario avere uno SPID o un'altra identità digitale. Però se non hai uno SPID ma hai una persona di fiducia che invece lo SPID ce l'ha, allora è possibile chiedere una delega digitale online all'INPS in modo che sia la persona di fiducia a scaricare e controllare per te il cedolino. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se il Focus ti è stato utile, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UCI.